Dietro alle bugie, alla putrefazione morale, alla tracotanza, alle sporche regole di potere, c'è un intreccio di trame che colpisce soprattutto le persone oneste. C'è un delitto, una storia vergognosa fatta di faccendieri, di persone senza scrupoli, di politici, che colpisce una donna dura, decisa, non manovrabile, sicura di sé, animata da una ferrea volontà, dalla passione per le sue ideologie politiche. Quella che vi racconto oggi è la storia di un delitto che non può essere dimenticato. È mezzanotte, fa freddo e piovigina. È il 31 marzo 1984. In via Genova, a Nardone, il Salento, c'è un viavai di persone e davanti alla galleria di un enorme palazzo un cordone di polizia e carabinieri blocca i curiosi. Il cancello del palazzo, quella sera, stranamente, è rimasto aperto. A terra, riverso su un fianco, con la testa rivolta verso l'uscita, c'è il cadavere di una donna, in mano ancora le chiavi del portone. Si sente un gran vociare attorno a quel corpo. Si tratta di Renata Fonte, assessora alla pubblica istruzione del comune di Nardò, uccisa da 3 colpi di pistola. La luce della galleria è scarsa e viene spezzata dai flash della polizia scientifica. Qualcuno spinge per vedere più da vicino Renata Fonte. Gli agenti fotografano il corpo della donna e tracciano 5 cerchetti di gesso attorno a 3 bossoli di pistola e ai resti di un proiettile. Fra i primi ad arrivare sul posto c'è il commissario Rocco Gerardi. Il fatto che la vittima fosse un assessore comunale all'inizio sembra solo una coincidenza, niente di più, nessun giallo, nessun allarme. Più ovvio orientarsi sulla pista passionale o sull'azione di un folle. Quella sera c'è stato consiglio comunale. Alle 23.35 i capigruppo decidono di rinviare la seduta e il sindaco scioglie l'assemblea. Si torna a casa. Tornano tutti tranne Renata Fonte, raggiunta alle spalle da un uomo che a pochi metri le spara alla nuca. Il colpo è mortale. Il killer apre il fuoco altre 2 volte, la colpisce al torace e ad un braccio. Qualcuno, Flavio Filograna, un consigliere comunale, sente tutto e vede anche qualcosa. Gli inquirenti hanno un testimone che all'inizio mente e poi crolla. A Nardò, subito dopo il delitto, arrivano tutti, giornalisti, troupe televisive, amministratori, rappresentanti dello Stato. I funerali di Renata Fonte si celebrano il 2 aprile ed è proprio durante i funerali che si lanciano, senza giri di parole, accuse molto forti. È un lunedì ventoso. A Palazzo Personè, sede del municipio, la bandiera a mezz'asta si attorciglia spesso. L'atrio è pieno di gente. È conosciuta Renata Fonte. Nella sala consiliare viene allestita la camera ardente. Al centro, la bara avvolta nella bandiera verde del Partito Repubblicano. Ci sono tutti, anche il senatore Giovanni Spadolini. Su un registro si raccolgono le firme dei presenti. Qualche mese dopo si leggeranno quelle degli assassini ai funerali
c'erano pure loro. Fuori migliaia di persone, la folla si raduna davanti al palazzo. Il feretro è sul bordo della grande scalinata quando i politici al microfono ricordano la figura di Renata Fonte. E mentre gli inquirenti pensano ancora all'ipotesi di un delitto balordo, il sindaco democristiano parla di matrice politica. Il segretario regionale e quello provinciale del Partito Repubblicano di mandanti morali. Sembrano tutti orientati su un'unica direzione. Platealmente manifestano i loro sospetti. C'è un'auto, una A112 blu scuro, targata Lecce 361, si ricordano soltanto i primi tre numeri. Quell'auto, la sera del 31 marzo, si allontana velocemente dalla scena del delitto. A bordo ci sono due persone che incrociano un uomo che però non le riconosce, non le identifica. Quest'uomo, la mattina seguente, rivede la stessa auto davanti ad un'edicola. Alla guida c'è una donna. E le indagini hanno finalmente un indizio. In circolazione ci sono soltanto 24 auto di quel modello, ma solo due sono di colore blu scuro, blu notte, e che hanno la stessa targa Lecce 361, sempre i primi numeri. Una è ferma in un'auto carrozzeria per essere riparata, l'altra è stata venduta a Rosetta Conte, una domestica di Nardò. Non ce ne sono altre auto, questa è l'auto che si cerca e da quell'auto si deve partire per scoprire gli assassini di Renata Fonte. Rosetta Conte sta cenando in una pizzeria con un gruppo di amici quando la polizia intercetta la sua auto. La donna e gli amici vengono portati in commissariato e interrogati. L'obiettivo è verificare l'alibi per la sera dell'omicidio e per farlo è necessario confrontare le diverse dichiarazioni, fare controlli incrociati. Si scopre così che tre di loro mentono e il cerchio lentamente si restringe. In commissariato restano Giuseppe Durante, detto Pippi, è un tipo violento Durante e lo è anche con l'amante Rosetta. La picchia perché vuole rispetto, perché pretende dedizione assoluta. Resta anche Marcello Mi, di bella presenza e dalla fragile personalità. È un truffatore, firma assegna vuoto, ne firma tanti e ha parecchi debiti. Una cambiale gli scade lo stesso giorno dell'omicidio di Renata Fonte. E resta anche Rosetta Conte, che ha prestato la 112 agli amici e che continua a dire bugie nello sforzo di salvare il suo Pippi. Lo difende perché lo ama e perché immagina quello che l'aspetta se dovesse tradirlo. Rosetta mente fino al punto di finire lei stessa in carcere per tre giorni per falsa testimonianza. Poi capisce che è tutto perduto, che non vale la pena continuare con la farsa perché il suo uomo è spacciato. Giuseppe Durante e Marcello Mi vengono arrestati con l'accusa di essere i killer di Renata Fonte. La mattina del 12 maggio Marcello Mi confessa e accusa l'amico Giuseppe di aver premuto il grilletto contro l'assessore. La sua è una confessione a singhiozzo intervallata da vuoti che colmerà solo in parte. Dice quello che gli inquirenti stanno per scoprire, a volte anticipa anche i tempi, ma i retroscena eclatanti, quelli, non li svelerà mai. Dice però una cosa molto importante, che il delitto è stato commissionato, quindi che c'è un mandante. È minacciata Renata Fonte, ma la famiglia non dice nulla. Si scopre che l'assessore, prima di essere uccisa, sarebbe dovuta saltare in aria nella sua auto. La bomba però non fu trovata e quindi si pensò ad un altro stratagemma, far trovare dalla polizia sempre nella sua macchina mezzo chilo di eroina. In questo modo lei sarebbe stata arrestata e tolta dalla circolazione.
Il piano fallisce ancora e prende sempre più corpo il progetto di ammazzarla. Nel delitto di Renata Fonte spunta il nome di Pantaleo Sequestro, un pescatore che passava il suo tempo nei bar a bere birra. L'uomo era stato avvicinato da un certo Mario Cesari, un pescivendolo di 26 anni, un ragazzo scaltro, ambiguo, molto furbo, capace di commettere qualsiasi azione delittuosa pur rimanendo incensurato. Cesari ha bisogno di due persone per un lavoro a Nardò e Sequestro è l'uomo che mette in contatto i sicari, Marcello Mie e Giuseppe Durante, con Mario Cesari 15 giorni prima dell'omicidio. Sequestro e Cesari finiscono in carcere e confessano. Mario Cesari vuole raccontare tutto e fare il nome del mandante. Chiede carta e penna. Ha paura di pronunciare quel nome. Preferisce scriverlo. Lentamente, a stampatello, scrive Spagnolo. Quando viene uccisa Renata Fonte a 33 anni, è una donna energica, fa parte del comitato per la salvaguardia e l'istituzione del parco naturale di Porto Selvaggio, insegna educazione fisica e francese, ama dipingere. Poco più di 18 anni ha la sua prima figlia, Sabrina, 4 anni dopo nasce anche Viviana. Per le figlie Renata Fonte è un grandissimo punto di riferimento, un modello da imitare e da difendere. Perché è scomoda Renata Fonte e chi la vuole uccidere? Prima di essere ammazzata, Renata Fonte partecipa ad un consiglio comunale convocato in seduta straordinaria. All'ordine del giorno il problema sull'abusivismo edilizio. È una seduta importante alla quale Renata non può assolutamente mancare. Lei che si era battuta contro le speculazioni edilizie. La sua crescita politica era stata basata contro la lottizzazione a Porto Selvaggio. Intanto nell'ombra qualcuno cerca di affermare ambizioni e fame di potere. Chi ha ucciso Renata Fonte potrebbe averlo fatto per impedirle di andare a ficcare il naso fra le carte che riguardano la lottizzazione a Porto Selvaggio. Forse si era resa conto di una manovra speculativa e aveva deciso di opporsi energicamente. Porto Selvaggio non deve essere deturpato, distrutto, occupato dalla speculazione edilizia. È un patrimonio storico, archeologico, naturale ed è di tutti. Questo pensava Renata. Forse non è un caso che l'omicidio sia avvenuto alla vigilia della presentazione in comune del progetto di adeguamento del piano regolatore, piano che stabilisce dove si può costruire e dove si può coltivare e la trasformazione di quell'adeguamento permetterà di cambiare le destinazioni d'uso. Questo avrebbe permesso di far arrivare in consiglio progetti miliardari. Sono questi i momenti in cui sarebbe stato necessario avere in consiglio comunale una persona di fiducia, non certo Renata Fonte. La donna si occupa di quel progetto di adeguamento, chiede infatti di far parte della prima commissione consiliare, quella che riguarda urbanistica, lavori pubblici, assetto del territorio e piano regolatore. Cesari, il pentito, nella sua confessione, dice che Renata Fonte stava facendo perdere un sacco di soldi a un gruppo di persone ostacolando il progetto di speculazione edilizia. A confidarglielo sarebbe stato Spagnolo, Antonio Spagnolo di Veglie, che alla morte di Renata Fonte prende il suo posto perché è il primo dei non eletti nella lista repubblicana. La notte dello spoglio delle schede, nelle elezioni dell'82, aveva creduto di essere stato eletto, mentre la mattina scopre che al suo posto è stata eletta Renata Fonte con 222 voti contro i suoi 171. Spagnolo è anche lo stesso uomo che Mario Cesari indica come mandante dell'omicidio dell'assessore Renata Fonte, il mandante di terzo livello.
Antonio Spagnolo, 55 anni di Veglie, è un personaggio molto, molto discutibile. Gioca sporco Spagnolo. È un faccendiere, un aspirante amministratore, si è arricchito e molto anche con le pratiche di pensionamento. È un uomo taccagno, molto avaro, tanto da sfiorare il ridicolo. Per esempio non offriva mai il caffè agli amici per non spendere, addirittura lo lesinava, tirava la marcia dell'auto in discesa per risparmiare la benzina. A Renata Fonte non piaceva Antonio Spagnolo e tra l'altro non gradiva neanche la sua candidatura alle elezioni amministrative del 1982. Eppure i dirigenti del Partito Repubblicano stimavano il suo pacchetto di voti attorno alle 150 preferenze, preziosissime per l'assalto al comune. Antonio Spagnolo è solo l'unico mandante del delitto di Renata Fonte, oppure al di sopra di lui c'era qualcun altro che ha ordito l'omicidio? Dopo la confessione di Mario Cesari, proprio tutti sanno che Spagnolo sta per essere arrestato. E lo sa anche lui. Quando le mosse di un magistrato trapelano con largo anticipo, è facile costruirsi alibi, far scomparire prove, correggere documenti, cercare e ottenere protezione. E l'atteggiamento di Antonio Spagnolo l'ultimo giorno da uomo libero è proprio di colui che sa di essere protetto. Per lui fare politica significa avere interessi. Se avesse ricoperto una carica pubblica, avrebbe aumentato il suo prestigio e il suo potere economico. E così iniziò a candidarsi. A Veglie, la prima volta, risultò primo dei non eletti e il posto di consigliere andò al fratello medico. Anche a Nardò è il primo dei non eletti, ma siccome a quel posto pare ci tenesse davvero, avrebbe deciso di prenderlo con la forza. Spagnolo poteva essere ora l'uomo giusto al posto giusto? Riconoscere come movente del delitto la speculazione edilizia a Porto Selvaggio porterebbe a pensare che Antonio Spagnolo non abbia agito da solo. Lui in quella zona non ha proprietà, quindi non avrebbe potuto difendere interessi personali, ma quelli di altri, che con gli altri poi avrebbe condiviso. Per i giudici che lo hanno condannato all'ergastolo, Spagnolo è il trait d'union più idoneo a quella ignobile fauna di pseudo-industriali, possidenti, imprenditori edili, benestanti, che attraverso lui cercano di realizzare sempre più grandi profitti. I giudici mettono a fuoco il cuore della vicenda, facendo luce sul movente del delitto, ma definiscono il quarto livello dell'organizzazione come il fantasma di un'inutile suggestione. Forse si preferisce ignorare il male. Nella storia entra in ballo Cosimo Cascione, detto Mimmo, un pregiudicato di Veglie. Abita in affitto in una casa di Antonio Spagnolo. A parlare di lui è Mario Cesari, il pentito, che racconta un episodio importantissimo, ma che passa all'inizio del tutto inosservato, tanto è vero che non viene trascritto neanche agli atti. Il giudice istruttore però si ricorda di quell'episodio e risente Mario Cesari che dice delle cose veramente agghiaccianti. Antonio Spagnolo ci mette del tempo prima di assoldare gli assassini di Renata Fonte. Non è facile trovare le persone giuste. Mario Cesari, coerente nel suo pentimento, al giudice dice che lo Spagnolo, prima di conferirgli l'incarico di trovare i killer dell'assessore, gli confidò di essersi rivolto a Mimmo Cascione. Dice inoltre che gli aveva anche dato incarico di mettere una bustina di droga nell'auto di Renata Fonte e che dopo avergli consegnato 4-5 milioni di lire, Cascione sparì nel nulla. E sarà lo stesso uomo a confermare tutto al giudice istruttore in un interrogatorio del 28 dicembre 1985. Racconta Mario Cascione.
Spagnolo mi spiegò che bisognava spaventare quella donna per indurla a dimettersi. Mi offrì 30 milioni, ma io rifiutai la proposta. Dopo 4-5 giorni venne a trovarmi di nuovo e mi disse che era disposto a raddoppiare l'offerta a condizione che uccidessi quella donna. Una terza volta venne a trovarmi a Torre Lepillo nel luglio del 1983. Tornò sulla sua proposta, questa volta era disposto a pagare 80 milioni. Fu allora che Spagnolo tirò fuori 2 milioni di lire. Dopo molte insistenze dissi di sì, in realtà non avevo alcuna intenzione di nuocere alla fonte. Presi il denaro e ammetto di aver bidonato lo Spagnolo. La storia del delitto di Renata Fonte è una storia di depistaggi, di omertà, di interessi. Renata Fonte è la prima donna vittima di mafia. Eppure, per la verità processuale, i 5 condannati, Marcello Mi, Giuseppe Durante, Antonio Spagnolo, Pantaleo Sequestro e Mario Cesari, sono condannati e accusati di omicidio in concorso e non per associazione mafiosa. Non facevano parte di un clan, non avevano nessun vincolo associativo ben strutturato, ben definito. La storia del delitto di Renata Fonte è soprattutto la storia di una donna coraggiosa, determinata, energica, combattiva, che ha difeso e amato la sua terra. È strano come un piccolo paese con un pezzetto di mare e 4 casette bianche addormentate al sole bastino a placare un'anima inquieto e a dissolverne le pene. È per questo che qui mi precipito da anni ormai, quando mi pare di non reggere più alle continue prove della vita, alle disillusioni, alla tristezza. Qui sono al sicuro, mi ripeto, fuori dal mondo, protetta quasi come ai tempi in cui erano gli altri a decidere per me, a difendermi dalle contrarietà. Renata.